Ciao, mi chiamo Enrico e ho avuto il cancro. A breve avrò la mia seconda PET di controllo. Ma che cos'è la PET? PET è un acronimo che sta per Positron Emission Tomography, quindi tomografia ad emissione di positroni. È un esame funzionale, cioè un esame che va a monitorare la vita cellulare, il metabolismo all'interno del nostro corpo. Si differenzia dalla TAC o dalla risonanza magnetica perché quest'ultimi sono esami morfologici, cioè vanno a darci delle informazioni sulla morfologia, sulla struttura del nostro corpo, senza dirci niente sulla vita che c'è dentro. Il macchinario della PET è in grado di raccogliere le radiazioni che provengono dai positroni emessi dal nostro corpo. Ma come fa il nostro corpo ad emettere dei positroni? Prima dell'esame ci viene iniettato uno zucchero radioattivo. Si sa che in oncologia il tumore va ghiotto di zuccheri, c'è un elevato metabolismo all'interno del tumore. Dunque, andando ad iniettare lo zucchero nel nostro corpo, ci sarà una concentrazione di zucchero all'interno del tumore. Lo zucchero radioattivo dunque emetterà una radioattività durante l'esame che verrà raccolta e misurata dall'apparecchio. Le immagini che ne risultano sono delle specie di mappature a diversi colori, a diversa luminosità. Più alta è la radioattività che proviene da una zona del nostro corpo, maggiore sarà la luminosità di quella zona sull'immagine. È una sorta di mappatura, se vogliamo, come quella delle immagini radar che vediamo nelle previsioni meteorologiche, dove le nuvole hanno un colore diverso a seconda dell'umidità e della pioggia che in quel momento sta cadendo al suolo. Maggiore la quantità di pioggia, maggiore sarà l'intensità di un certo colore. Quindi perché si fa la PET? In oncologia si fa per vedere se c'è una concentrazione di zuccheri che potrebbe essere indice della presenza di un tumore. Ovviamente il dispositivo ha un limite tecnico e masse al di sotto dei 2 mm in genere non vengono captate. La PET da sola però dà una mappatura di luce del nostro corpo, senza farci capire esattamente quali sono le varie strutture. È per questo che di solito si combina con una TAC, infatti l'esame si chiama PET-CT o PET-TAC. Dunque con la TAC possiamo andare a vedere le strutture, soprattutto quelle ossee o con alto assorbimento di raggi X del nostro corpo. Le immagini poi vengono sovrapposte. La PET ci dice se c'è un punto luminoso, qualcosa di cui preoccuparci. La TAC ci dice dove questo punto luminoso si trova rispetto alle altre strutture del nostro corpo. La TAC si può fare con o senza mezzo di contrasto. Il mezzo di contrasto normalmente è a base di iodio e la soluzione viene iniettata nel sangue. Lo iodio va a concentrarsi poi nelle strutture altamente vascolarizzate, come può essere per esempio un tumore. E così ci dà delle informazioni in più sulla potenziale presenza di un tumore all'interno del nostro corpo. Se questo video vi è piaciuto, mettete un like, condividetelo e soprattutto iscrivetevi al canale cliccando qui sotto. Alla prossima e rock and roll!